Ciao a tutti, oggi è ben ritrovati da vostro Andrea Link, uno su Pokémon Uranium Version. Rispetto allo scorso episodio, oggi sto un pochino meglio. Il cambio di stagione ogni volta mi fa stare 2-3 giorni in una maniera pietosa. E lo scorso episodio ne è stata la prova. Comunque sia, oggi sono tornato in forze e possiamo continuare l'avventura. Dunque, mi ero fermato qui, praticamente ci sono degli avversari da affrontare. E questa è la strada per arrivare a... non mi ricordo mai come si chiama quel posto. Rochfail Town. A Rochfail Town ci dovrebbe essere un posto dove usare forza. Ed è una caverna. E... da quello che so, oramai... Feleng? Perché? Ah, ok. Dovrei oramai essere vicino al prendere la bicicletta, a dire il vero. Però a quanto pare no, forse dovrei parlare con tutti quanti gli NPC del gioco, ma sono troppo pigro per farlo e quindi ancora non ho preso una bicicletta. Mi sono sempre chiesto una cosa in Pokémon. Quando c'è il brutto colpo, è dovuto a un fatto di numeri e codici che si sovrappongono e quindi permettono il brutto colpo? Ovviamente è una cosa che... deve accadere nel gioco, come può accadere a me, può accadere anche all'avversario, brutto colpo. Però dipende dalla mossa che uso o dipende dal fatto che in quel momento dice ok, sovrapponiamo questi numeri e diamo il brutto colpo al giocatore. È una cosa che mi chiedo, perché sì, non c'è un motivo preciso, è una cosa che mi viene in mente così e penso, può essere effettivamente questo il motivo? Non lo so, è una cosa che non ho mai capito sinceramente. In teoria non dovrebbe essere come dico io, cioè che è dovuto a un fatto di fortuna e di numeri che si sovrappongono. È questo il motivo, non perché tu usi la mossa. Però se effettivamente è perché uso quella mossa invece di un'altra, potrebbe essere davvero interessante come teoria. Ma va bene, andiamo a Rochfail e perché si deve usare appunto forza lì. Che mi ricordo bene, c'è un posto dove usare forza, dove non ci potevo andare perché serviva appunto forza. Comunque sia, il sound mapping del gioco, che forse è un po' sbagliato chiamarlo sound mapping, ma è eccezionale. Quando sei vicino a un ruscello, senti il rumore del ruscello. Se ti allontani un po' lo senti di meno, fino a che non ti allontani troppo e scompare del tutto. E quando vai in mezzo all'erba senti un tipo di suono, quando sei sulla terra ne senti un altro, quando sei... sul cemento ne sento un altro ancora. È bellissimo, è fatto davvero bene, non è lasciato al caso. Dopo 9 anni di sviluppo non mi aspettavo di meno. Mi aspettavo solo che Primeape si prendesse in faccia questo attacco. Ha davvero tutte le potenzialità per essere un gioco Pokémon con i controcazzi. L'unica cosa che forse lo penalizza un po' è il fatto che è in RPG Maker per quanto riguarda gli attacchi. L'animazione degli attacchi è un po' scarsa e questa è colpa dell'RPG Maker e anche un po' da parte dei programmatori, se vogliamo dirla tutta. Ok, questo qui vuole il mio numero, sì, nel mio Poképod, ma tanto non ti chiamerò mai. Oh, una nuova area, che sa che Pokémon ci sono. Ho già due pietre, questa è la seconda pietra tuono che trovo. Ah, poi una cosa interessante che l'altro giorno mi ha lasciato a bocca aperta, proprio... No, a parte questo, è che ho visto un ragazzo che giocava su 64G, su un computer. Lo stavo per dire una grandissima cazzata. Giocava su un computer con 64 GB. Aspettate, ma che... cioè, aspetta. A parte che ha fatto le scalette quando con una volta, ma questa è una foresta. E il passaggio qui è bloccato, va bene. Giocava su un computer con 64 GB e il gioco era un po' scattoso. Che cazzo è questo mo? Wow, che abilità! Fantastico! Giocava con questo computer a 64 GB ed era scattoso. Ha detto che appena gli sarebbe arrivato il computer nuovo, avrebbe incominciato a registrare su questo computer nuovo. Il computer nuovo ha 128 GB di RAM. E il gioco fila liscio, quindi io mi chiedo, hanno programmato questo gioco su un computer che ha
almeno 128 GB di RAM. Perché anche chi ha un computer con 64 GB gira lento, su quello che ne aveva 128 girava la grande. Quindi mi chiedo, con cosa cazzo hanno programmato sto gioco? No, allora, ha detto che la coda è il suo punto debole. Quindi fa un po' tipo... Wow, qui ci sono anche dei posti per sedersi, per fare un picnic. Quindi è un po' tipo Wobbuffet, quel Pokémon che protegge sempre la coda, che la tiene nell'oscurità. E dopo la teoria di Cydonia, direi Wobbuffet confirmed. Ciao a tutti ragazzi! Mi chiedo se ci fosse mai stata... O meglio, se ci sarà mai un'ulteriore evoluzione di Wobbuffet. Che cosa potrebbe diventare quella coda? Perché da Wynat diventa con due occhi la coda, un pochino più grande e con due occhi. Ma se Wobbuffet si evolvesse un'ulteriore volta? Wow! Critical hit come? Ma siamo seri? Va bene. Vuoi un gioco duro? Privip! Usa il tuo sturatore alare! Gaslag! Ah, quello che ho cercato di catturare inutilmente. Ok, dunque, dove per qui si va per... Il centro... Aspetta un attimo! Questo è il secondo! Questa è la seconda pensione, perché centro? Ecco, troviamo... Frana? Sì, Roxlade è Frana. Ma guardate, anche le panchine, non mi ci posso mettere a sedere, perché? Perché non posso mettermici seduto? Buongiorno, prima che lei mi parli, ricarico il mio Pokémon. Primeape si evolve in Imperilla con una roccia. Non roccia di re, ma una roccia, non mi ricordo come si chiama. E mentre lotta è sale di livello. Quindi mi sembra che è mentre lotta è sale di livello. Non funziona come una pietra evolutiva, mi pare. Quindi si trova dopo la settima palestra e si può comprare. Non mi ricordo se si comprava pure al centro, a un centro commerciale che abbiamo già incontrato nel gioco. Forse sì, ma non mi ricordo sinceramente. Ok, andando avanti, forse c'è una questa è la strada gara bloccata. Quindi andando in su io dovrei tornare a Bal Beach City, o Bill Beach, o come cacchio la chiamo io, non lo so neanche io come chiamarla. Ok, penso che dovrei fare una scappata a Bill Beach City, a dire il vero. Anche se però... Il fatto è che dobbiamo andare a Rochface, cioè quella caverna, da dove bisogna usare forza, e poi dopo andare avanti. È vero, è vero. Perché la strada per Bilbich non è corta. Ci vuole un po' ad arrivare a Bilbich. Ah, se mi ricordo dove era. Non mi ricordo, ovviamente. Questo è il centro Pokémon. Sì. Forse era la città prima. Mi ricordo che... Eccola! Sempre la Comet Cave era. Sì. Eccolo, c'è il masso da spostare, bene. Allora, però mi ricordo che c'era anche un'altra città dove bisognava appunto usare forza. Magari andando per di qua facciamo prima, tagliamo e arriviamo a quella città prima. O forse ci porta, ci porta proprio da quella parte dove volevo entrare, che poi in realtà è l'uscita da questa parte. Non lo so, mi sto facendo troppe seghe mentali? Probabilmente sì. L'unico no, però. Ah, c'è Baryul. Ok, ha imparato forza senza cancellargli nessuna mossa. Perfetto, il nostro Emenhor. Oh! Che vuoi? I fossili, no, solo per i fossili era. Questa ragazzina si è incazzata e ha detto: quelli sono i miei reperti. Ah, questo è per fare evolvere Gligar in Gliscor. Allora? Oh cielo, questo è vicino alla perfezione. Che stai facendo qui? Questa è una importante scoperta nel campo della paleontologia. Sono miei, tutti miei. Beh, ok, fatto che ti ho seguito io qui, quindi. Sai che ti dico? Se mi batti in una battaglia di Pokémon ti lascerò prendere uno di questi fossili.
Ed io, senza sapere che fossili sono, devo combattere questa nerd e sconfiggerla. Allora, i tuoi fossili ora sono miei, tutti, li voglio tutti, 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 tutti. Sono vissuti 50.000 anni fa? Non ho neanche letto qual era. Scommetto che è quello rosso. Quello già ti pareva. Tu fai diventare... Ok, fossili, ok. Questo è quello che fa tornare in vita i fossili. Ah, ok, proprio è uno strumento che si può anche vendere, quindi. Bene. Slotto. Slot home. Scommetto, quello che volete, che l'altro era molto più bello. Ma penso di avere un soprannome per lui. Sid. Ok, mi tocca fare un bel po' di backtracking. Vabbè, un bel po'. Non è poi neanche tanto alla fine, se ci vado a pensare. Quindi ci vediamo alla città dove devo andare. Perché non ho raccolto queste Pokéball prima? Oh, Bike Wheel? Era qui, era! Andiamo, va. Oh, oh, aspetta. Ma dove so? No, no. No, 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 no. Aspetta, no, 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 no. Questo è un percorso nuovo. Io sono sicuro di essere passato... Ah, ok. Io sono passato da qui, sono venuto. Ok. Ok, torniamo allora un attimo alla città. E mi faccio dare la bicicletta, almeno posso andare più velocemente negli altri posti. Ok, ci è voluto un po', ma alla fine ci siamo. Sì. Ho un volante per la bici. Will è volante, quindi... Vediamo un po' quanto è veloce questa bici. E la miseria quanto è veloce. Oh, ma aspetta! Aspetta un secondo solo! Non è vero! Nell'erba scorre veloce con la bici, perché? Oh mio Dio! Che bello! È un po' legnosa da guidare, perché a forza di giocare a Pokémon sul 3DS con il Circle Pad è tutta un'altra cosa, guidare la bici, puoi andare in 20 direzioni diverse. Fantastico. Ma comunque sia, non è più legnosa. Cioè, oddio, è legnoso il movimento della bici, ma non è legnoso il quando passi in mezzo all'erba, non è scattoso, eccolo. Guarda come va liscio. Bravo Tatino, che bello. Ok, a questo punto so dove devo andare, quindi ci becchiamo lì in un attimo e poi dopo dovrò concludere il video, perché ho fatto un bel po' di cose, sono andato un bel po' avanti, quindi insomma direi che posso anche concludere il video, no? Come ho detto, sto giocando Pokémon Uranium come fosse un gioco Pokémon normale, quindi vedendo ogni singolo anfratto, ogni singolo luogo. E a quanto pare ogni singolo anfratto non l'ho visitato, perché sennò avrei trovato prima prima lo sterzo della bicicletta. Però alla fine l'ho trovato, perché ci ho ricontrollato. Ok, ci siamo dunque. Spostiamo questa roccia. Buona fortuna nella tua avventura, grazie. Quindi Cucci, per questo video è tutto, spero vi sia... Oh mio Dio. Ok, la bike al rainforest è un'avventura tremenda. Non hanno elettricità in Amatri, quindi non ti sarà facile accedere al PC. Assicurati di essere preparato prima che vai dentro. Grazie, giovane allenatore dell'avviso. Ok. Ragazzi, questa sarà una sfida tremenda. Che bello. Sono elettrizzato, se non ci fosse un cazzo di Pokémon velenoso da affrontare prima. Povero Primeape, non è mai una buona occasione per combattere. Ok, quindi questa volta sarà piuttosto facile.
Ci sono molte leggende a proposito di un Pokémon sacro nella foresta, sta attento. Ok. Quindi due Occaberry. Ah, quella che diminuisce la potenza al fuoco. Ok. Mamma mia che sono bruttissimo. A quanto pare credo che sia meglio continuare nel prossimo video. Quindi Cugi, spero questo video sia piaciuto. Come sempre ricordo che in descrizione trovate link alla pagina di Facebook, alla pagina di Twitter. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.